L'agenda digitale al centro dell'incontro promosso da Regione Toscana e ANCI al cinema alla Compagnia di Firenze. Un'intera giornata per fare il punto su cosa è stato fatto e sulla strada da intraprendere nei mesi a venire. Come ricordato infatti dall'assessore regionale Sistemi Informativi Vittorio Bugli, l'appuntamento di Toscana Digitale segna l'inizio di un percorso condiviso che vedrà una partecipazione allargata di cittadini, imprenditori, associazioni, professionisti per creare una regione sempre più connessa, moderna, digitale e di comunità. Che digitale è, diciamo, fondamentale per reggere a quella che è la sfida del futuro. Insomma. Arriviamo prima e meglio, che diventa fondamentale per reggere la concorrenza delle imprese, per avere istituzioni più semplici, per favorire servizi online ai cittadini, per stare insomma nel filone di queste cose che cambiano il mondo. Arriviamo prima e meglio se stiamo insieme. La parola d'ordine della giornata è stata sinergia, ribadita più volte anche dal presidente di ANCI Toscana Matteo Biffoni, che ha sottolineato l'importanza di un lavoro comune da proseguire con la regione. Come sistema ANCI Toscano, collaborando in maniera molto efficace con la regione, devo dire che c'è stata una grande sinergia con l'assessore Bugli e abbiamo pensato che fosse utile promuovere attraverso un gruppo di giovani amministratori quelli che sono i nuovi servizi. Ora non va più di moda parlare di Digital Champion, ma insomma come facilitatori, come promotori all'interno del nostro territorio di quelli che sono le potenzialità, le opportunità che il digitale, la digitalizzazione dei servizi può offrire. Devo dire che ci sono stati risultati importanti, ancora un pezzo di strada è da fare, però in Toscana diciamo, c'è un buon lavoro alla base anche che sta alla base, diciamo, di quelle che sono le scelte fatte, oltretutto in un'ottica assolutamente sinergica fra la regione e il sistema dei comuni. E l'Italia, qual è lo stato di salute del digitale, cosa è stato fatto e quanto ancora c'è da fare? La linea è stata tracciata da Marco Bani dell'Agit, che ha fatto anche il quadro degli strumenti messi a disposizione di cittadini e pubblica amministrazione. A livello dei servizi abbiamo sicuramente il primo compleanno di SPID. SPID è il sistema pubblico di identità digitale, la faccio semplice, una sola password, un solo username per entrare in tutti i servizi pubblici e fra poco anche quelli privati. E questo può aiutare davvero anche quell'ostacolo di una semplificazione dei servizi. Abbiamo il PagoPA è il hub centrale per i pagamenti elettronici, in modo tale che anche con un solo clic, come facciamo nei portali di e-commerce più utilizzati, possiamo pagare quelle che purtroppo sono alcune multe o altro, in un modo anche qui semplice, facilitato. Ecco, andiamo davvero io vi invito anche a seguire quello che stiamo facendo proprio per capire come sfruttare al meglio, perché noi diamo solo i tassellini, poi il puzzle completo ovviamente bisogna che siano tutti in qualche modo a comporlo. Strumenti quindi che la pubblica amministrazione mette in campo per agevolare la vita dei cittadini ma anche delle imprese. Una pubblica amministrazione sempre più digitale che oggi, per stare vicino alle proprie comunità, capirne i bisogni e fornire servizi, deve necessariamente stare là dove stanno i cittadini stessi, quindi sfruttare tutte le opportunità che offre l'online, in particolar modo i social e le app. WhatsApp, Telegram, Facebook e Twitter, solo per citarne alcuni. Un tema che ha trattato anche il promotore di PA Social, il giornalista e comunicatore Francesco Di Costanzo, tracciando il quadro in Italia. Come gruppo PA Social stiamo girando un po' in tutta Italia con l'obiettivo di dire che oggi abbiamo degli strumenti del digitale, il web in generale, i social network, le chat, gli open data, che servono per avvicinare le pubbliche amministrazioni ai cittadini. La Toscana non inizia oggi, ci sono già delle esperienze positive, però il percorso deve andare avanti, essere ancora più deciso, perché questi strumenti riescono a dare un servizio completo al cittadino in tempo reale e a cambiare finalmente il rapporto tra PA e cittadini, che è sempre stato molto lontano, distante, così si può riavvicinare. Nel corso della mattinata sono stati lanciati quindi i temi che saranno poi approfonditi nel pomeriggio in quattro tavoli di lavoro, al quale sono presenti 150 persone tra esperti, amministratori e operatori di settore. Al centro della discussione infrastrutture per il digitale, banda larga e ultralarga, cloud, piattaforme online per la partecipazione dei cittadini, scuola digitale e strumenti di innovazione per la competitività delle imprese.